Welcome to Garage Water. Ciao, sono Luca Lolletti e vi do il benvenuto su Garage Water Basic, il primo corso entry level gratuito online che approfondisce attraverso semplici video tutorial gli argomenti principali della ginnastica in acqua. Buon divertimento! A volte, durante le lezioni, può capitare che uno o più allievi eseguano gli esercizi in forma sbagliata, compromettendo l'efficacia del gesto e il corretto assetto posturale. Dando per scontato che l'istruttore sia attento a quello che succede in acqua, è opportuno intervenire tempestivamente alla correzione degli errori. Per quanto possa sembrare un'operazione alquanto semplice e scontata, le piscine sono ambienti molto ostili al dialogo. L'affollamento delle classi, il suono della musica, il riverbero delle onde e le orecchie compresse dalle cuffie sono elementi che ostruiscono la comunicazione tra istruttore e allievo. La soluzione più semplice e immediata per correggere un errore consiste nel fermare la classe e dimostrare nuovamente l'esercizio nella sua forma corretta. Qualora questo sistema non funzionasse, si può optare per un'altra strategia, e cioè dimostrare alla classe l'errore, far capire loro che questo è il modo in cui non si deve fare e in seguito ripetere nuovamente l'esercizio in modo corretto. Se anche in questo caso l'allievo dovesse ancora persistere nell'errore, l'istruttore farà andare avanti il resto della classe e nel mentre cercherà di catturare la sua attenzione con lo sguardo oppure facendogli un segnale con le mani per poterlo correggere in modo più personale. Nel caso in cui tutti i tentativi di correzione fossero risultati vani, l'istruttore potrà parlare con l'allievo al termine della lezione per fornirgli indicazioni necessarie per non sbagliare più le prossime volte. Prendersi cura dei propri allievi, oltre a rafforzare il rapporto di fiducia che si ha con loro stessi, contribuisce in maniera significativa al processo di fidelizzazione. Ricordiamoci sempre che l'istruttore è colui che eroga il servizio e che il suo ruolo è determinante per il risultato complessivo dell'attività. Forti del fatto che al termine della lezione all'allievo rimane una sensazione, un ricordo e non un oggetto materiale, facciamo in modo che questo sia positivo. Bene amici, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina, così vi arriverà subito la notifica di tutti i nuovi video. Per informazioni dettagliate sul mondo Garage Water o sui prossimi corsi di formazione, visitate il sito www.garagewater.com oppure la pagina ufficiale di Facebook. A presto!